Eccoci qua la presentazione del Galaxy Note 2. Possiamo vedere lo schermo da 5.5 pollici in alta risoluzione. Eccolo qui, il tasto home, la fotocamera frontale, eccola qui. Poi possiamo vedere che la possibilità di scorrere tra le varie applicazioni, alcune sono di impostazione definita di Android, altre invece personalizzate da Samsung con la interfaccia TouchWiz 4.0. In questo caso abbiamo Android 4.1 Jelly Bean. Questo per esempio è la galleria personalizzata, eccola qui, la riproduzione del video, ed ecco la possibilità di mandare il video come pop-up mentre noi possiamo continuare a lavorare con l'interfaccia. Possiamo vedere che il video continua ad essere riprodotto mentre noi possiamo tornare al menu contestuale con tutte le applicazioni. Eccolo qui, il video continua ad essere riprodotto ed eccolo qua. Qui abbiamo Gmail, il browser di internet con l'integrato di Android, qui Play Store, Paper Artist, che è una delle applicazioni che sfruttano S Pen, S Note, eccolo qui, poi Game Hub, questo possiamo chiuderlo, S Note, che poi può utilizzare la S Pen, che la troviamo nella parte bassa del dispositivo, eccola qui, che la estraiamo. Questo qua è il pulsante, come possiamo vedere è un pulsante che ci permette di svolgere diverse funzioni. Questo per esempio è un post-it virtuale, possiamo scrivere a mano libera, possiamo salvarlo e ne appare un altro nuovo, qui la possiamo chiudere e possiamo sfruttare per esempio S-Voice, eccolo qua, ma non solo. Con la penna è possibile svolgere diverse funzioni, per esempio una non particolarmente utile all'utente in generale ma che potrebbe essere comunque interessante, la possibilità di catturare screenshot dello schermo con appoggiando la S Pen e premendo il pulsante verrà catturato un screenshot di quello che succede in quel momento sullo schermo, eccola qua, e possiamo prendere appunti direttamente sulle applicazioni. Per esempio possiamo cercare le impostazioni e possiamo vedere come la penna modifichi il tratto in base alla pressione. Qui premendo piano, questa invece è una pressione più decisa. Il tratto è comunque diverso, possiamo ovviamente anche cancellare come se fosse una gomma. Eccolo qui, abbiamo cancellato i tratti che abbiamo appena fatto e possiamo anche uscire e tornare alle varie home screen. Qui possiamo vedere come S Note è nascosto, ma è comunque sempre disponibile sia come applicazioni nella parte bassa insieme alle altre, ed è possibile ovviamente utilizzarlo come per diverse funzionalità. In questo caso possiamo vedere qui la parte di scrittura con diverse funzionalità, possiamo integrare lo strumento, come si legge, lo strumento produttività, una modalità di visualizzazione, il testo, la gomma, avanti e indietro, inserisci oggetto, per esempio possiamo schiacciare inserisci oggetto, possiamo scattare delle foto ma anche inserire delle immagini, per esempio questa volta dalla galleria, eccole qua, delle immagini che abbiamo nella galleria del dispositivo, eccolo qui, ed eccola qui, la nostra immagine che è stata inserita all'interno del testo. Ovviamente il testo viene riprodotto sopra, ecco l'immagine che è stata copiata e adesso noi ci stiamo scrivendo sopra con la S Pen. Questa è una delle modalità. Possiamo uscire, possiamo vedere che ci sono diverse impostazioni, education, business, idea sketch, lifestyle e tutte le varie promemoria che sono state create durante l'evento. Qui possiamo tornare al menu contestuale, c'è ovviamente la parte telefonica, eccola qui, con l'icona del telefono, abbiamo il tastierino numerico, il registro, i preferiti e la rubrica, che ovviamente adesso è vuota e non è configurata per via del fatto che è un dispositivo in prova. Come possiamo vedere lo schermo è di dimensioni generose e occupa gran parte della parte frontale tranne la parte bassa. Poi possiamo scorrere, qui c'è la parte della fotocamera, eccola qui, questa è l'interfaccia della fotocamera con i diversi pulsanti, il pulsante di scatto,
che è posizionato qua nella parte bassa. E qui possiamo ovviamente mettere a fuoco in base al dove puntiamo il dito, come possiamo vedere possiamo scegliere di mettere a fuoco qui ma anche in altre parti, e la messa a fuoco automatica. Possiamo passare alla riproduzione di video, anche in questo caso possiamo mettere a fuoco come vogliamo, possiamo iniziare la registrazione con l'apposito pulsante. Eccolo qui, possiamo ritornare alla parte di internet dove c'è il nostro sito, eccolo qui, il nostro sito TechStation. Possiamo anche provare la versione mobile, quindi mobile TechStation, la versione mobile, per dimostrarvi la velocità nella renderizzazione delle pagine. Eccolo qui con le news, le ultime news, e tornare direttamente al desktop. L'interfaccia è decisamente molto fluida, molto veloce, molto rapida, ed è un prodotto sicuramente molto interessante. Non possiamo che dirci incuriositi dal successo di questo dispositivo molto particolare, e proveremo a vedere sul lungo periodo come andranno sia le vendite a livello globale sia nel nostro paese. Ora non resta che aspettare le recensioni e le prove complete.